Oggi è una grande giornata per la città. Il sindaco Massimo Federici e l'amministrazione comunale consegnano alla città la riqualificata palestra nel verde, e che è un gioiello per il nostro territorio, e l'amministrazione ha inteso mettere un forte impegno attraverso dei fondi regionali che abbiamo concordato col CIDEF e la Regione, un forte impegno per riqualificarla, perché può essere un patrimonio, ed è un patrimonio che può essere vissuto dagli sportivi, dai cittadini, dai turisti, da tutti quanti amano la natura e lo sport. In questa giornata abbiamo avuto la partecipazione delle associazioni sportive che si impegneranno nei prossimi mesi a preparare una serie di attività e di giornate all'insegna dello sport e della natura, dalla mountain bike alla corsa in montagna e a tutto quello che può quindi riguardare lo sport legato alla natura. E quindi possiamo dire di essere orgogliosi di questa opera che abbiamo messo a termine. Sì, come diceva Laura, oggi è una grande giornata perché è un altro impegno che l'amministrazione Federici si era presa, e un'altra parte importante del patrimonio verde della nostra città che è stato ridato ai cittadini, come diceva Laura, ai cittadini, ai turisti, perché è un vero e proprio fiore all'occhiello della nostra città, per gli anziani, per i bimbi, per rimanere in tema appunto dell'ambiente, quindi un fiore all'occhiello che viene restituito alla città. È stato riaperto questa palestra nel verde, come il parco di Viale Alpi, come il parco della Pieve, come il Favaro, cioè aveva risentito una stasi troppo profonda la nostra città. Penso che sia davvero un contributo per il bene della nostra città. Inoltre vorrei ringraziare l'architetto Bramanti, che ora è in pensione ma ha seguito tutta la fase della gara, la fase del progetto, quindi il suo contributo è stato davvero importante. Siamo molto felici dell'inaugurazione della Palestra nel Verde, che è una delle zone più belle della nostra circoscrizione, che è sempre vissuta da moltissime persone durante le feste, durante le domeniche. Ringraziamo l'amministrazione comunale per l'impegno che ha messo nel rifare completamente la Palestra nel Verde. Noi in passato ci eravamo attivati facendo varie segnalazioni per segnalare una situazione di oggettivo degrado, specialmente dei giochi. L'amministrazione comunale è andata oltre, non solo facendo manutenzione e ristrutturazione, ma rifacendo completamente praticamente tutti i giochi della Palestra nel Verde. Oggi è una giornata molto, molto importante, molto, molto partecipata, ci sono le varie associazioni che sono partite, alcune da Campiglia, alcune da Cadimare, altre da Piegazzano, e questa è una zona che deve essere vissuta da tutta la cittadinanza, e speriamo che in futuro poi si possa migliorare ulteriormente. Allora, noi siamo venuti su da Campiglia insieme con l'associazione anche Cadimare 2000. Da Campiglia qui ci abbiamo messo circa da un'ora e un quarto, a seconda dell'età e delle gambe delle persone. Effettivamente per Campiglia questa potrebbe essere una... Noi puntiamo molto sui sentieri, quindi avere dei sentieri che poi sfociano in una zona come la Palestra nel Verde, dove si possono fare degli esercizi, si possono anche fare delle manifestazioni, secondo noi è più che interessante. L'importante è dare continuità a queste manifestazioni, mettere le opportune informazioni e dare soprattutto informazioni generali, perché molti non la conoscono, specialmente gli stranieri. Oggi inauguriamo una palestra nel verde riqualificata, restituita alla comunità, ma non solamente alla nostra comunità, perché questo sarà un posto frequentatissimo anche da parte di turisti e di tutti i cittadini del circondario. Si tratta di un'area di interesse naturalistico straordinario ed eccezionale, collocata meravigliosamente, una delle tante aree e porti in prossimità del Parco Nazionale delle Cinque Terre, ed è una zona dedicata in modo particolare al rapporto con la natura, al benessere psicofisico. Io credo che, come dire, ci sia stata una grande attesa per questa rivalorizzazione di questo
di questo impianto molto bello e che siamo riusciti ad ottenere un risultato veramente interessante ed importante. Adesso di chi è questa palestra? Questa è un'area del comune, è stato fatto un intervento da parte appunto di iniziativa pubblica, ma adesso diventa davvero delle associazioni, diventa dei cittadini, diventa di tutti coloro che non solamente la useranno ma ne faranno anche un'attenta manutenzione, una cura particolare, insomma vogliamo davvero che la comunità se ne impossessi e la faccia propria, vivendola e curandola e mantenendola. Noi siamo il gruppo Alpini della Spezia Centro, Giancarlo Morecchioli capogruppo, e nel parco qui nella palestra del Verde 20 anni fa abbiamo ristrutturato questa chiesetta di Sant'Antonio Abate e di San Maurizio protettore degli Alpini, che era in disuso, piena di rovi. Abbiamo lavorato un paio di anni per ripristinarla e ora l'abbiamo fatta la chiesetta degli Alpini del gruppo Centro. Dentro di lei ci sono le marmette di tutti i nostri alpini che hanno combattuto nella prima e nella seconda guerra mondiale, caduti, e ogni anno mettiamo una marmetta a tutti gli altri soci che purtroppo per motivi di età o di salute vanno avanti, e tutti gli anni, l'ultima domenica di giugno, facciamo una festa qui con la partecipazione delle autorità comunali, del vescovo, del nostro presidente nazionale, del nostro presidente sezionale e di tutti gli alpini della sezione della Spezia. Oggi ci troviamo qui per l'inaugurazione della palestra del Verde e abbiamo aperto la chiesetta appunto per farla vedere a tutti i cittadini che vogliono. Grazie tante e buonasera. Bene, allora Mario. Posso dire che io sto facendo parte del gruppo Alpini La Spezia Centro, sono responsabile di questa chiesettina e spesso e volentieri vengo come oggi e altri momenti ad aprirla. Ecco, ci puoi fare un po' da cicerone? Sì. Dedichiamo questo. Sì, cominciamo da qui. Vai pure, eh? Allora, queste sono le marmette dei nostri soci alpini del gruppo della Spezia Centro, scritti giù, che sono andati in cielo, sono andati, noi diciamo, andati avanti, e dall'80 in poi l'abbiamo qua, dimostrazione che ci vogliamo ancora conoscere e volerci ancora bene, perché non sono morti ma sono solo nei nostri cuori. Quindi la chiesettina è dedicata a tutti gli alpini della prima e seconda guerra mondiale. Qui abbiamo dei reperti di questo signore qua, questo cappello, che è del 1866, di come data di nascita, ha fatto la prima e seconda guerra mondiale. C'è il nipote, un certo Giumelli, che come è scritto nel congedo, ce l'ha offerto e l'abbiamo tenuto qua, non sapeva di cosa fare, ho detto, ma lo mettiamo qua come emblema nostro e quindi non c'è problemi. Questi sono tanto storico quello, via. Sì, niente, poi queste cose qua ce le siamo ricreate noi come soci, questi quadri ce l'hanno donati. Noi in questa chiesettina qua abbiamo rifatto il soffitto, il tetto. Abbiamo fatto tutta la capriata nuova, abbiamo fatto tutta una sala. Qui questo altarino, questo l'abbiamo fatto noi di sana pianta, se no il vecchio è quello laggiù dietro. E poi abbiamo fatto anche il pavimento di marmo di Carrara, 20x40. E poi c'è questo bel disegno che io mi sono fatto io. Rappresenta la bandiera italiana col cappello. Ecco, voglio dire, questa chiesettina, come ripeto, è dedicata a tutti gli alpini caduti nella prima e seconda guerra mondiale e a tutti gli alpini in se stesso.